Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onaracus e preferite, benvenuti all'analisi aggiornata di Freezer LR. Si ringrazia Andrea, un mio caro iscritto, che ha voluto modernizzare, rimodernizzare, farle meglio le varie grafiche per i video analisi, Dock and Builder e Debate, che vedrete più avanti. Comunque, questa è la nuova grafica del video analisi e passiamo direttamente all'analisi di Freezer: 14.400 HP per 16.200 d'attacco e 7.450 di difesa per un costo di 99 km 300 12 200 24 300 per la prima LR free to play. Intanto la luce sparisce, sparisci con Ofelia che fa così con la zampetta, per il primo LR Free to Play STR, un PG che potrei che all'epoca uscito nel Jap cambiava bene bene il meta, ora nel Global è utile, però un pochino lo perde. Allora, abbiamo una leader skill purtroppo abbastanza penosa, ovvero 7000 d'attacco a tutti, non da chi non da HP, meh, brutta, brutta, brutta. Passiva invece decisamente buona, su questa non possiamo dire nulla. È un aumento a inizio turno di 13.000 attacco e di 5.000 di difesa. Non è tutto sto granché, sono comunque valori molto bassi, soprattutto nel meta, che sta per arrivare. Però non è male, non è male, può essere interessante, può essere interessante. È un potenziamento interessante, soprattutto alla difesa. Più che il potenziamento all'attacco, il potenziamento alla difesa è molto buono. Quello all'attacco lascia abbastanza a desiderare. Link Skill, Strongest Clan in Space, Universe Most Malevolent, Metamorphosis, Thirst for Conquest, BBB, Fear and Fate, Legendary Power. Allora, cosa possiamo dire dei Link Skill? Sono messi bene per il futuro Extreme STR, sono carini per un team doppio Broly, potevano essere di meglio. Non ha un granché di Link Key davvero buoni oltre FF. BBB gli permette di avere ottimi valori d'attacco in Extreme STR e in Extreme generale. È un PG che ora come ora prende il posto degli androidi in Team Extreme. In Team Doppio Broly può essere giocato senza problemi nel caso vi manchino i PG essenziali. È un PG tutto tondo, davvero carino. Cos'altro possiamo dire? AS farmabile, in moltissimi state chiedendo come si farma. Può essere farmato in vari modi. Modo 1, farmate i Freezer Int dal 20 stamina di Full Power Freezer quando torna. Li portate SSR, non forma finale, semplicemente SSR loro, 50%. Lo farmate con i Freezer STR ottenibili dalle Summon, quelli SR, stessa cosa SSR glieli date. Lo farmate con le sue stesse copie, hanno l'1% di uscita, non conviene fino all'uscita del quarto stage. Quindi non ve lo consiglio. Ha due special, la prima è se ha 1-300% 35k e se ha 10 345% 40k e se ha 20 395% 46k, la seconda supera i 500% a se ha 20 e piccola curiosità, nella seconda il PG che lancia la special che si vede come animazione non è lui ma è il Freezer Lightning Int che non penso sia mai uscito nel Global. Ogni piccola cosa, più Dodori e Zarbon. PG davvero buono, consiglio di lasciarlo. Ho fatto un calcolo, ragazzi. Se iniziate a farmarlo oggi e sfigate, quindi prendete soltanto 5 medaglie a run, con 3 stone al giorno vi finite le 777 medaglie. Ne vale la pena? Ragazzi, prima lo finite meglio è, mi pare scontato. Io lo lasciai in 3-4 giorni. Quando uscì e non me ne sono mai pentito, ho fatto dei free to play, lo porto ancora oggi in Team Extreme STR. È un PG che ha il suo perché, quindi vi consiglio caldamente di approfittare e potenziarlo. In Ability Chart va maxato in critico e in Additional io personalmente preferirei un 14-12 o un 17-9. Dovessi scegliere una sua build. Molti però lo giocano 26. Sono gusti, quindi dovete vedere anche un attimino voi cosa preferite. Detto questo, dato che non mi si vede, c'è il buio, c'è il nulla, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro una buona giornata. Domani, finalmente, nonostante il pochino di ritardo che si sta avendo, pure se riesco stasera, inizierà una nuova rubrica creata per aiutare coloro che sono agli inizi di Dokkan. Vedo se riesco a farlo uscire stasera, nel caso peggiore domani. E domani, per tutti voi amanti del JAP,
Team builder fisico, super fisico, di un team da cui mi aspettavo tanto e che è caduto parecchio rispetto alle prime cose, nonostante il potenziamento in mondo di Gotenks. Ah, e giusto per dare un'info di servizio, hanno tolto The Innocence a Gotenks Super Saiyan 3 adulto, gli hanno dato Budding Warrior, c'è solo un PG Stack Super che ha Budding Warrior ed è Goten SR. Che tristezza. Grazie quindi per avermi seguito. Link in descrizione per la pagina ufficiale Facebook Global Jap Gaming, in cui potete parlare anche di Xenoverse e altri giochi. Oppure se volete supportare il canale con una donazione, sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da me e dal sommo Priscilla.